Il Festival del Film Indipendente di Como, oggi ce lo racconta Barbara che è qua con noi. Ciao Barbara, Ciao a tutti, buongiorno, buongiorno a buongiorno. te. Allora, è un'iniziativa che il circolo Arctic Xanadu che tu rappresenti Sì, presenta al Gloria, giusto? Spazio esatto, Gloria di Cinema Spazio Camerlata. Gloria, Via Esatto. Varesina 72. E che cos'è questo Festival del Cinema Indipendente? Allora, come dici tu, è innanzitutto un festival di cinema rigorosamente indipendente. È il primo festival di questo tipo della città di Como, si chiama Fuori Mercato Como Independent Film Festival, alla prima edizione Esatto, ovviamente. è la primissima, è la Sì, prima edizione che prima fate. edizione. Ed è un festival che è nato con l'obiettivo di dare maggiore visibilità appunto a quel cinema che generalmente non viene tanto considerato dalla grossa distribuzione cinematografica, dall'industria del cinema. Quindi in questo senso è un festival di cinema indipendente, ma non solo. Noi abbiamo fatto una selezione di titoli, ci sono Ecco, arrivate 100. quanti ne avete di titoli in programma? Perché poi Allora, lo sì. ricordiamo, inizia giovedì 22 fino a A domenica, domenica, poi esatto. lunedì prossimo la programmazione del Il vincitore, 26, esatto. Ci sarà esattamente. la proclamazione dei film vincitori. Abbiamo 27 cortometraggi e 4 Beh, lungometraggi. insomma, è un numero considerevole, ci sono Sì, tante cose da ci vedere. sono molte cose da vedere. Abbiamo fatto poi una selezione tra circa 160 titoli che ci sono arrivati, quindi siamo stati molto selettivi proprio perché volevamo trovare il meglio e proporre al pubblico il meglio. E, come dicevo, un festival di cinema indipendente non solo perché ci saranno opere di autori esordienti, indipendenti, opere low budget, ma è indipendente anche nello spirito, nel senso che anche il contenuto dei lavori che presentiamo è un contenuto indipendente. Semplicemente noi proponiamo dei titoli che raccontano, descrivono nelle sue varie sfumature un concetto preciso. Cosa significa essere fuori mercato? Questo può voler dire, per esempio, essere ai margini del sistema economico e sociale, oppure può significare essere liberi dalle regole, dai vincoli della società, oppure ancora può significare anche essere alternativi o eccentrici o talmente strani da non essere molto compresi, appunto dalla società. Quindi le sfumature dell'essere fuori mercato indipendente sono molteplici. Allora, diamo per chiudere, Barbara, anche Sì? due indicazioni temporali. No, abbiamo già detto, giovedì 22 si parte. Spazio Esatto, Gloria, Spazio Gloria, Camerlata. Via Varesina. Ecco, biglietti, abbonamenti, cosa avete previsto? Allora, è ingresso libero. Con contributo assolutamente Ok, volontario. perfetto, ecco, questo è molto importante. Poi ci Quindi, sarà anche proiezioni, breve. vedo che iniziano già nel pomeriggio, eh sì, Sì, assolutamente primo sì. pomeriggio fino a tarda sera. Perfetto, Spazio Gloria, quindi allora dal primo pomeriggio, giovedì 22 fino a domenica Sì. 25, io direi che ce n'è in abbondanza tra Ah, corti e non. Cioè, provenienti da tutto il mondo, questo lo brava. voglio sottolineare, è un festival di cinema internazionale, tra l'altro con opere che in alcuni casi sono inedite quasi in Italia, abbiamo addirittura delle anteprime internazionali, quindi siamo molto soddisfatti della scelta. In bocca al lupo e buon lavoro, Ok, grazie. Ciao grazie, Barbara, ci vediamo, ciao. grazie.